centrale, non penso che ci siano alternative. C'è Juan Jesus, però, con quello che vuol dire, insomma. Ho capito, esatto. Quello è. Sì, sì, no, perché là, tra i due è ovvio che non ci sia paragone. Se là io lo metti in campo Jesus, perché tanto io lo metti perché sei disgraziato, nel senso te lo sono fatti male tutti, stai in una situazione veramente disgraziata, fa parte della Roma, lo devi mettere in campo. Cioè. Sì, no, sei obbligato. Speri di fare il segno della croce, non lo so. Insomma, esatto, però, insomma, più o meno così, specie sulle ripartenze veloci. Tutte le volte che la Roma ha giocato bene, pure lui cavolate non ne ha fatte. Vedi Napoli, vedi Roma Inter, insomma. Speriamo quindi che giochi bene, insomma, la Roma anche stavolta. E per le varie assenze, insomma, si fanno tante voci di mercato, no? Sia sui difensori, ma anche si è fatta una voce di mercato che darebbe i turbi via da Roma a gennaio e l'arrivo di Shaqiri. Come dire, Shaqiri ti piace come giocatore? Lo vorresti? Mi piaceva, poi pure lui in pratica non ha quasi più giocato a pallone, all'Inter ha fatto delle comparse più che delle presenze, quando è rivenuto qua in Italia, giocatore che è uscito dal panorama calcistico da un bel po' di tempo, insomma adesso non è più quello che piaceva a me, che era quando giocava in Basilea, quando noi lo affrontammo nel 2010, in Champions League, che ci ha fatto girare adesso andata e ritorno, non so sì. Se voi avete come no, sì ricordo. Sì, mi ricordo non è più quel giocatore, anche se ritornasse a giocare con regolarità, e quindi voglio dire, gli anni passano per tutti, se in questi anni tu ci metti pure anni di inattività, perché insomma di molti problemi anche a livello fisico che ha avuto questo giocatore, che si è un po' perso, io ripeto, per quanto possa essere disgraziata anche la situazione di Turbe, io proverei ancora a lavorare su Turbe piuttosto che prendere un giocatore che non è più, sì, piuttosto che imbarcarti prima, diciamo, su un'altra avventura. Capito. Ci sarebbero tante soluzioni, nel senso, con la partenza di Salah nella Coppa d'Africa, perché no, Spalletti valuterà anche di alzare Bruno Perez, secondo me, alto a destra, perché dietro pure lui, il terzino, non è che lo può fare tanto, non è che lo può fare tanto bene, quindi quella di Bruno Perez al posto di Salah è un'idea da prendere in considerazione. Più che andare a cercare altrove giocatori non ancora pronti e non ancora all'altezza della situazione. Sì, è una, come dire, una situazione che dovrà vedere Spalletti, secondo me. Cioè Spalletti dovrà dare comunicazione di come vede i giocatori, e se vede un Perez pronto per esempio a salire in attacco, se vede un Iturbe su cui ancora scommettere, se Gerson magari avrà acquistato quelle capacità, diciamo, di celeri, ecco, quella celerità che serve a Spalletti, e sarà lui che dovrà comunicare poi con la dirigenza e dovrà vedere un profilo adeguato. Senti, buttando un occhio al futuro invece, pensiamo anche a quello che sarà domenica sera Roma-Bologna, una partita che sembrerebbe facile ma solo sulla carta, e penso che tu sia d'accordo con me. Ma io dicevo l'altra settimana, dando, non dico per scontato che la Roma vincesse Empoli, ma insomma cioè, ci poteva stare che presi un attimo dal momento positivo, il tifoso della Roma dice sono rimaste Empoli e Bologna, qual è la più difficile? Secondo me lo è ancora Roma e Bologna, perché Empoli poi la prestazione a Roma l'ha fatta. Io non sono d'accordo con chi dice ho giocato male, no, la Roma è partita bene a Empoli, e non è nemmeno vera la diceria, dice se pensavano che poi dopo due palle gol costruite era tutto facile. No, a pallone non si gioca così, secondo me. A pallone c'è un avversario che ha capito dopo 5 minuti che se continuava ad affrontare la Roma a viso aperto ne piava 7. Quindi l'Empoli ha arretrato di parecchio in raggio d'azione. Tant'è che, no, tu hai visto sempre Emerson Palmieri
alto a fare quasi la, cioè Emerson Palmieri partiva da linea di centrocampisti che stavano accanto a Emerson e Paredes e andava, no? Sì, dalla metà saliva, campo, certo. Non lo faceva per niente il difensore. Tant'è che l'Empoli aveva arretrato la giocazione e non giocava a viso aperto come aveva provato a fare i primi 5 minuti. Quindi l'Empoli si era organizzato. Tu hai pagato questo fatto che l'Empoli si è riorganizzato, hai perso in brillantezza, perché può succedere, poi il tempo è passato, la partita non riusciva a sbloccarla, pure perché, voglio dire, ogni tanto anche i tenori là davanti non sempre vengono, no? A fare prestazioni sempre brillanti, perché comunque Salah non l'abbiamo visto in forma, e Shaarawy a sprazzi, Dzeko pure ha fatto una partita da 6 secondo me, non di più, e poi dopo alla fine, quando hai stretto i tempi, perché chiaramente dovevi pure forzare un po' il giocare, ha avuto qualche occasione, mettiamoci pure che Skorupski ha fatto le parate che ha fatto, insomma io non ricordo mai di averlo visto qua a parare, la partita è finita. Eh sì, no, se mi ricordo Roma Fiorentina d'Europa League era da via laccarci in bocca. Beh sì, quella soprattutto, no? Quella è proprio tutto, l'emblema. Quindi non sono d'accordo nel dire la Roma ha sbagliato. La prestazione per me a Empoli a Roma l'ha fatta, non ha vinto la partita perché a differenza della Juve, la Roma non è una grande squadra. Punto. Ecco, è inutile che noi dimo, no, ma la Juve giocando male a Palermo, perché io senti i discorsi, ma tu non puoi ancora avere quella mentalità che ti permette di giocare, di vincere anche la partita che giochi male, perché non sei una squadra che nella mentalità è cattiva, brutta, e che sa essere brutta, sporca e cattiva, non lo sei ancora. Devi essere una squadra che, no? Per giocare per vincere devi giocare sempre bene. Col Bologna incontri una formazione rognosa, quindi tutta la premessa serviva per dire che col Bologna incontri una formazione rognosa, che ha fermato l'Inter a casa sua. Sì, l'Inter delle Burre, che comunque in quel momento stava in fase ascendente, ha fatto vedere i torciverdi alla Lazio, che se non gli danno quel rigore inventato al 97esimo, visto che è sempre rigore per la Roma, no? La Lazio perde in casa col Bologna, e la Lazio è una squadra che comunque adesso sta giocando uno dei calci migliori e ha messo in difficoltà parecchie altre squadre, e il Bologna ha tutte le caratteristiche, per come sono fatte le squadre di Donadoni, per mettere in difficoltà la Roma, che se imbrocca la partita gliene può fare 3-4 e sicuramente la imbroccherà se no la Roma soffre, cioè se non segna subito la Roma rischia di trovare questi avversari che si chiudono, che prendono fiducia, come ha fatto l'Empoli domenica. Il Bologna ha tutte le peculiarità per metterti in difficoltà da questo punto di vista. Capito. Allora Cristiano, commenteremo allora se il Bologna ci avrà messo in crisi o meno martedì prossimo, sempre qua, prima delle pause nazionali, d'accordo? Ok. Allora, ti ringrazio e ci sentiamo martedì prossimo, sempre Forza Roma. Ciao, grazie Cristiano. Ciao Cristiano. Ragazzi, sempre Forza Roma e ci sentiamo martedì. Ok. Ciao Gri. Ciao a tutti. Ciao. E questo era Cristiano, che ringraziamo anche sempre il suo gruppo Tribuna Stampa, che insomma, oltre a ascoltarci, ci dava anche spunti di conversazione e discussione. Luca, allora ti parlo anche con te poi di Bologna, no? Quella che è la squadra di Donadoni, probabilmente sarà assente ancora Matti Addestro per un infortunio, un ex che ci ha segnato, quindi sempre la solita storia, la maledizione romanista per il quale gli ex parlavano per la partita della vita, però una squadra che sembra aver perso qualcosa dall'anno scorso, specie in carico offensivo. Tu come la valuti? Quali sono dei punti di forza e punti di debolezza? Per me Bologna è un'ottima squadra, soprattutto in attacco. Questo però se giudicato al completo, cioè senza infortuni, squalifiche e via dicendo. Ha subito e sta subendo diversi infortuni in questo periodo, e questo diciamo
vista la partita di domenica, può essere una cosa favorevole alla Roma, perché adesso non so Verdi come sta, ma comunque ha preso Verdi non ci sarà perché ha preso una brutta botta con la Fiorentina. Lui è un ottimo giocatore, Greci che fa parte del tridente, anche lui è un ottimo giocatore. E in difesa non ci sarà Castaldello, che non sta giocando bene questo periodo, ma è comunque sempre stato in questi anni il leader della difesa del Bologna. Quindi penso che al completo il Bologna sia una squadra che possa mettere in difficoltà chiunque, l'ha dimostrato anche in questo campionato. Arriva un po' acciaccata la partita con la Roma, ma questo non significa appunto che la Roma deve pensare di averla già vinta, perché appunto poi le partite finiscono come domenica o come sono già finite in passato, quindi bisogna stare attenti, perché comunque l'allenatore del Bologna, Donadoni, per me è molto bravo come allenatore, anche lui fa parte di quella schiera di allenatori che riesce a rendere con quello che ha a disposizione senza magari aver bisogno di strafare o di ricercare chissà quale squadrone. Questo appunto deve essere una spia, un indice che deve mettere in allarme a Roma, perché anche se mancano dei giocatori importanti, a Bologna comunque in campo ce la manda Donadoni, e sono sicuro che verrà a fare una partita vorrà fare una partita importante, sì, sicuramente sì. Non viene che parte già battuta solo perché magari sta passando un periodo negativo, quindi bisogna stare attenti a Bologna, a quello che propone Donadoni, soprattutto in attacco, anche se ci sono delle assenze, perché Bologna è una squadra che crea, abbiamo visto, si anche crea nelle altre partite, sì, è vero, con Giaccherini. Poi appunto l'anno scorso io pensavo l'assenza ormai di Giaccherini, che è tra l'altro andato, ceduto, non so per quale motivo, al Napoli. Però certo Verdi ha trovato in Verdi, non so per quale motivo, perché cioè, era chiaro che non avrebbe mai giocato. Giaccherino è un giocatore che a me invece in una squadra come quella piaceva molto. Sì, ha fatto la fortuna del mio fantacalcio dell'anno scorso, tra le altre cose. Ma a parte questo, insomma, era un giocatore che giocava bene in quella dimensione. E invece però ho scoperto Verdi, no Ale, che è un giocatore che sta dimostrando parecchio in questo campionato. Sì, è veramente bravo sto Verdi. Per fortuna, cioè, per fortuna è brutto da dire, però insomma, non per fortuna si è fatto male, dai, sei una persona tremenda. Infatti ho detto scusate, però lo penso. No, insomma, il Bologna sì, è una buona squadra, come ha detto Luca, anche Greci non è male, adesso è fortunato. La Roma deve solamente entrare in campo concentrata, secondo me, per vincere la partita, deve subito azzannarla, insomma, non deve fare come contro l'Empoli e pensare che prima o poi il gol arriva, perché come detto in precedenza non ce lo possiamo ancora permettere. Diciamo che dovrebbe fare una di quelle partite da squadra matura, che si porta su un vantaggio abbastanza largo già al 60esimo, sì. E poi quindi si permette. Abbastanza matura la vincerebbe 1-0 pure. No, quella però è una maturità incordiale, quella è un altro livello, no? Quando livello tu vinci 1-0 giocando male. Contro il Cesena, Borriello ti fa un tiro clamoroso e fai gol, Juventus Cesena, anzi inverso, sì. Cesena Juventus. Però insomma anche una partita con la quale tu comunque ti imponi già per 2-0 e poi puoi gestire la palla e dover essere bravo anche in questo, che forse è comunque qualcosa che manca a questa Roma, cioè il gestire palla, il gestire il gioco, la riflessione. La Stevienna poi lo dimostra, no? Sì, è una squadra che trova delle difficoltà a giocare sotto ritmo la Roma, perché come ho detto appunto è collegato anche al fatto di giocare bene. Quando la Roma gioca bene gioca con intensità, quando gioca con intensità va spesso in verticale, crea parecchie azioni, e invece quando deve rallentare, perché è normale, non si possono fare tutte le partite 90 minuti a manetta, e lì può trovare dei problemi. Ma credo sia soprattutto una cosa mentale, perché non ci credo che i giocatori non si sanno passare la palla con l'Austria Vienna e non sanno mettere in mezzo, certo. Mettere in mezzo l'Austria Vienna, i mezzi tecnici ci sono anche per fare una partita di possesso palla. Per me è una questione soprattutto di concentrazione. L'Austria Vienna non è che abbia assediato l'ultima partita quando stava 3-1, stava perdendo ma non stava creando tanto, ha buttato due palloni in mezzo e i difensori della Roma, comunque la Roma era disattenta, ha fatto gol. Sì. Per me è una questione di testa, se cominciano a crescere di testa poi anche il gioco come possesso palla viene da sé.
quindi anche la gestione della la gestione sì, è una cosa soprattutto mentale, perché attacchi. Tecnicamente la Roma ha poco da invidiare le altre squadre, quindi è una questione di destra, dalla destra poi si passa alle gambe. Bella questa, sì. Niente male come figura. Allora andiamo a, diciamo, a una pausa musicale e poi torniamo qua per l'ultimo spazio, ci diciamo 2-3-4 schedine, fantacalci, consigli, cose varie, i finali di Champions League e insomma, e chiudiamo a chiosa così. Allora ora sentiamo Bagatelle dei Pinguini Tattici Nucleari, a tra un po'.